Eccoci, buongiorno a tutti, ancora buona Pasqua in Gesù risorto. Siamo qua, ho pensato che come prima cosa non potevo lasciarvi in santa pace in questo lunedì dell'angelo, oppure chiamato volgarmente nel vero senso della parola Pasquetta. Non si può sentire una parola del genere, è ridicola. E veramente purtroppo ha preso già da tanti anni il posto di quello che è la Pasqua. La Pasqua è una sola. E quindi vedete come ancora una volta il linguaggio che noi utilizziamo, le parole che utilizziamo, ci portano veramente fuori strada. Oppure, ed ecco perché vorrei intrattenervi. Adesso non vorrei fare una cosa molto lunga perché poi anche magari stasera approfondiremo, però vedete come le parole ci portano forse proprio nella direzione voluta. Cosa voglio dire? Perché oggi è chiamato Pasquetta, come se il giorno di Santo Stefano io lo chiamassi Natalino o qualcosa del genere, carino, no? E perché Pasquetta e perché lunedì dell'angelo? Perché, malgrado la Chiesa dia delle indicazioni chiare, dice questo giorno, il giorno di Pasqua, come il giorno di Natale, sono così importanti che durano 8 giorni, che durano in questo caso da domenica a domenica. E per il Natale, dal 25, 24 notte, fino all'1 di gennaio. Perché tutto questo non è passato? Me lo chiedo onestamente, perché non viene detto nelle parrocchie? Forse dai sacerdoti viene detto troppo poco. E perché nessuno si arrabbia? Mi meraviglio, perché nessuno si arrabbi. Se te ti chiami Roberto e io ti chiamo Luca, evidentemente dopo la seconda volta tu mi dici guarda che io mi chiamo Roberto. No? E quindi non capisco davvero perché ci lasciamo schiacciare, proprio schiacciare come cristiani, ci lasciamo schiacciare in maniera ridicola da simili linguaggi, da simili terminologie. Io posso capire chi ritiene che la Pasqua sia solo una festa, ma vabbè, dopo tutto, come altre, e allora è evidente che lui ha soltanto la Pasquetta come possibilità. Ma per un cristiano no. Quindi rimettiamo per favore le cose a posto, ma mi dovete dare una mano e dovete chiedere a una persona che tira fuori il termine Pasquetta, anche oggi mi sono già arrivati tutta una serie di messaggi. Scusate che nel frattempo vediamo un po' di fare collegamenti, se ce la faccio, con l'altro profilo mi stanno chiedendo giustamente. Io perché ho due profili, Foschi Marco che è strapieno, non ho liberato non so quanti posti ultimamente, ma ci sono troppe domande. Allora ho aperto il gruppo, faccio una parentesi, scusatemi, ho aperto il gruppo 2020 insieme, mi pare per una vita diversa, qualcosa del genere, e lì ci si può iscrivere, lì pubblichiamo anche se non in diretta adesso, in questo momento. E poi però ho un altro profilo, sto guardando il PC di qua, sto guardando, ecco, dicevo, ho un altro profilo, ecco qua c'è già un video party, vedo benissimo, ho un altro profilo dove qui ho molti posti, quindi volendo vi potete iscrivere anche qui, in questo secondo profilo che si chiama Mark Fosk, anche se in questo secondo profilo ci vado di meno perché è in un altro PC, ok? Se ce la faccio, però adesso voglio metterla diretta anche qua e la vorrei mettere anche nel gruppo, anche se non so come si faccia esattamente, o meglio, non ho mai provato. E adesso vediamo se ce la faccio. E quindi mi sono perso per la strada. Scusate un attimo, vediamo se riusciamo in un qualche modo. Però adesso qui dovevo vedere prima, niente da fare, mi sa. Vediamo. Adesso non c'entrava niente, ero già entrato nel clou. Allora, stavo dicendo comunque che la questione grossa e grave è
di questo termine Pasquetta che porta fuori strada, e di questo anche Lunedì dell'Angelo, onestamente. Non ho fatto approfondimenti perché si chiama Lunedì dell'Angelo, no? Ecco qua. Non li ho fatti ancora questi approfondimenti, però quello che vi posso dire è che dobbiamo assolutamente ritrovare o trovare la via della Pasqua. Anche oggi io ho detto buona Pasqua di risurrezione, di Gesù risorto. Allora, attenzione, io la mia tesi, anche se la devo ancora approfondire, e se volete più un istinto che mi nasce dal reagire a tutto quello che sento e vedo, però da vari anni, e però una tesi che sempre di più quindi si viene affermando, anche se, ripeto, la vorrei e la devo approfondire meglio, è questa. Io credo che davanti a Gesù risorto ci sia una grande paura e una grande opera di rimozione collettiva. Cioè, Gesù risorto non viene tematizzato. Sentite la forza della parola, né nell'esperienza di chi crede, io dico io credo in Gesù Cristo, morto in croce per me, è risorto, ma finisce là il crocifisso, come dicevamo ieri, io credo in Dio, io poi prego chi prego, prego la Madonna, fior fiori di Ave Maria e di Rosari. Il Padre nostro, nella celebrazione della messa ci rivolgiamo al Padre, ditemi dov'è Gesù risorto. L'unica possibilità che posso avere è entrare nel Vangelo, nei Vangeli, nella Bibbia, nel Nuovo Testamento in particolare, e lì cercare Gesù, anche se è rischioso perché anche lì posso essere legato al Gesù come era 2000 anni fa, al Gesù della storia che io dico, è sempre il punto di partenza, ok? Ma dov'è Gesù risorto? Cioè, ti sei mai fermato a pensare su Gesù risorto? Ti sei mai fermato a cosa vuol dire? E le domande anche con cui vi ho lasciato ieri, cosa vuol dire essere in Gesù risorto? Oppure, davvero è possibile entrare in dialogo con Gesù risorto? Perché se è risorto, vuol dire che è vivo, no? È vivo, vive, vivo dove? Indubbiamente, come già si vede dai racconti di risurrezione, l'essere vivo di Gesù è diverso, è particolare. Non è un essere vivo materiale, fisico, di persona fisica, anche se nei racconti di risurrezione. A parte che qui vi rimanderei a un buon intervento di stamattina di Paolo Squizzato, Don Paolo Squizzato, che non conosco personalmente, ma una persona molto valida, molto equilibrata e comunque che ci aiuta ad approfondire in questi giorni. Anzi, lui ha sempre fatto un video sui Vangeli del giorno, e se li volete recuperare possono essere davvero molto utili. E il suo taglio, sicuramente un taglio di chi ha studiato e approfondito questi brani e un po' tutto il Nuovo Testamento, e quindi offre sicuramente degli spunti preziosi. E stamattina, appunto, diceva, ma non è l'unico certo a dirlo perché lo si vede subito, sottolineava quanto i racconti di risurrezione fossero tutt'altro che semplici da armonizzare e da intendere. Che tipo di genere letterario esprimono? Cioè, sono delle cronache, sono dei racconti specifici, oppure lasciano intendere qualcosa di più, diciamo, fra virgolette, mitico? E qui fior fiori di teologi, dicevo già ieri, sono andati un po' dietro a queste cose, perché effettivamente se tu leggi i racconti dei vari evangelisti, fino ad arrivare anche a San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi o anche gli Atti degli Apostoli, ci sono dei passaggi davvero che è impossibile metterli insieme storicamente parlando, nel senso proprio anche cronologico di accadimenti. Ok, io adesso non entro nelle questioni, vi rimando a questo intervento, Don Paolo Squizzato. Ma poi ecco, ci sono sicuramente tanti altri studiosi, esegeti che hanno approfondito questi brani.
E rimangono parecchie domande sospese. Ora, è evidente che non possiamo arrivare a tutto, però quello che comunque questi racconti dicono e annunciano è che la possibilità del risorto e la possibilità di fare esperienza del risorto è assolutamente possibile, è assolutamente reale, ok? Però, ecco, ripeto, dobbiamo forse uscire da quella specie di come dire, infantilismo, do per scontato che tutto quello che è scritto è uguale a come è accaduto. Nei Vangeli, nella Bibbia, c'è una capacità più ampia, c'è una capacità più alta. Non sono preoccupati di fare delle cronache, non sono dei giornalisti nel senso più, diciamo così, materiale della parola, ok? Gli evangelisti vogliono dirti: guarda che Gesù risorto è una realtà, lo puoi incontrare. Il Vangelo di oggi ne parla chiaro, poi lo approfondiremo nella messa delle 18:30. E le donne che incontrano il risorto, no? Ma allora ritorniamo all'attesa. Adesso provo così a ragionarci un po' a pensare a voce alta, anche se, ripeto, devo approfondire. Perché teniamo distante il risorto dalla nostra vita? Perché tieni distante il risorto dalla tua vita? Perché pensi che in fondo dov'è? Come minimo è lontano, o come massimo non esiste, o cioè non è realmente risorto, se la sono inventata tutta. Perché teniamo il risorto distante dalla nostra preghiera, dalla nostra ricerca e dalle nostre celebrazioni? A parte il sottoscritto che, come sapete bene, è invece parte proprio da questa acquisizione, ma veramente a volte ho l'impressione di parlare una lingua quando gli altri, le persone, parlano completamente un'altra lingua. Cioè vedo che le parole che anche dico e le esperienze che cerco di comunicare non sono traducibili, non sono interpretabili. Perché? Perché il cliché generale col quale si è stati educati o anche col quale si vive quotidianamente la propria vita è molto lontano, non considera, non contempla la possibilità che Gesù risorto sia davvero vivo nella tua esistenza. Poi sicuramente rimane la grossa domanda: è come questo avviene? Come potrebbe essere possibile? Come faccio a distinguere la presenza del risorto? Come si potrebbe manifestare nelle mie giornate, nella mia vita? Vedete che qui è il bello, qui è intrigante, come sempre. Scusate, uso questa parola tantissimo, ma mi sembra una delle parole più, non dico adatte, però che sono, così, che una delle parole migliori per parlare del mistero pasquale e di questo mistero che da 2000 anni imperversa sulla faccia della terra e che ancora oggi incontra noi, in questo caso, noi esseri umani di oggi, incredibile. Quindi, fermiamoci un attimo però, ok? Dov'è Gesù risorto nella tua vita? Non voglio la rispostina subito, non voglio la rispostina da catechismo, non voglio la rispostina assertiva perché stai dicendo una bugia a te stesso e non te ne accorgi. Perché il fenomeno della rimozione collettiva, e quindi nella rimozione collettiva ci sei anche te, ma perché fai parte di un gruppone, di un gregge enorme, tutti impostati nella stessa maniera, a che non fa differenze, sia chiaro. Quindi credenti e non credenti, laici, religiosi, sacerdoti, suore, cioè è un qualcosa più grande di noi, è un qualcosa che probabilmente dimostra una fatica. Io adesso non sono uno psicanalista e purtroppo un pochino studiato queste cose, ma non più di tanto, quindi mi ci vorrebbe qualcuno che mi aiutasse in questo senso, o dovrei fare io degli approfondimenti personali. Da un punto di vista psicanalitico, ecco, per capire co cosa vuol dire esattamente rimozione, perché lo rimuoviamo Gesù dal nostro presente e dai significati della nostra vita? Perché Gesù, fra virgolette, funziona soltanto come uno che ti aiuta? Sì, sei con me, Signore, ma cosa vuol dire alla fine sei con me? Che cosa significa?
e lo posso davvero sgamare? Posso davvero sentire Gesù? E che cosa fa Gesù stando accanto a me? Mi toglie i guai, mi toglie le fragilità, mi sostiene, mi consola, cosa fa? Mi dà la mano, toglie i miei ostacoli? Cambia tutte le situazioni negative che io sto affrontando, anche perché qui, come vi dicevo ieri, c'è l'altra grossa questione: come collegare il risorto con il Redentore? Qui stiamo facendo dei salti enormi, mi rendo conto. Non vi preoccupate, abbiamo tutta la settimana per approfondire, quindi io adesso butto là le domande. Voi scrivetevi magari le domande, però senza la pretesa di rispondere. Perché alla fine è vero, rimane un grandissimo mistero, un mistero di grazia. I misteri non vanno affrontati banalmente con delle risposte in 2 e 2 e 4. I misteri vanno vissuti, vanno camminati, scusate il termine. È come quando io mi trovo dentro un bosco grandissimo e delle volte mi è capitato e mamma mia, non vedi quasi il cielo e cammini dentro questo bosco e anche se segui un sentiero, dici, boh, speriamo di andare bene, non lo so del tutto. Perché? Perché mentre quando sei su un monte o su un prato, tu vedi anche comunque l'orizzonte e un po' ti puoi orientare se poi conosci, quando sei in un bosco non vedi nulla. Molte volte essere nel mistero, significa questo, si è portati quasi. Cosa voglio dirvi? Si è portati significa che non sei tu che puoi capire tutto, non sei tu che con le tue affermazioni puoi bloccare la presenza dell'altro. Il vivente, quindi Gesù risorto, lo puoi presagire, lo puoi intravedere, forse in qualche momento hai l'impressione di incontrarlo o lo incontri per davvero, però può darsi che molto ci sia di tua proiezione, rimozione, proiezione, del tuo bisogno di vedere Gesù. E le parole che tu dici a lui, può darsi appunto che fanno capo ai tuoi bisogni affettivi. Io me lo sono chiesto tante volte perché alla fine ho seguito Gesù. Dico, vabbè, perché ho scoperto, mi sono sentito amato, lo ammetto, io ho fatto esperienza, cioè ho sentito nel cuore che mi è arrivata un flusso, una forza, un amore così veemente che è arrivato proprio al punto dove io, diciamo così, mi intruppavo, mi bloccavo, dove io non sentivo amore, tra che ti è arrivato proprio questo. E ogni volta che, anche negli anni successivi, chiaramente, perché poi non basta una volta, e ogni volta ho sentito e risentito la sua presenza ricca di amore, tuttora la sento, anche se in alcuni momenti è più forte, più nitida, più chiara, poi altri momenti la perdi, altri momenti il vissuto, le situazioni, fanno sì che tu possa essere distratto, preso da altro. Oppure che tu segui e cerchi altri amori, così, altre persone anche, sì, infatti. Allora, quindi dipende molto da quanta lucidità e da quanto la tua anima ha un terreno buono. Ricordatevi la parabola del seminatore. È la stessa cosa. Il nostro terreno, questo è decisivo, il terreno della nostra anima è davvero aperto, è davvero pronto ad accogliere il seme che Gesù risorto mette con la sua presenza nel nostro presente, nella nostra vita. Io sono davvero pronto a fermarmi e a lasciare che Gesù sia il mio compagno di viaggio e quindi compagno di viaggio vuol dire sia il mio salvatore, sia il mio redentore. Accetto davvero che la luce di Gesù entri in me. Se mi date ancora una volta una risposta immediata e razionale, significa che vi state difendendo. Vuol dire che non è vero. È così. È così perché non è una risposta razionale, è una risposta che parte dalla profondità di te. Solo che appunto noi molte volte viviamo soprattutto a livello mentale, a livello funzionale, viviamo dietro i ruoli che la vita, la società,
i familiari o le altre persone ci danno, e quindi accettiamo supinamente di essere, di avere una visione di noi stessi dipendente dalle visioni che gli altri ci hanno dato, che noi abbiamo accettato. Come fai quindi, che non sei neanche a contatto con te stesso? Per questo l'oracolo di Delfi è sempre un punto di riferimento quando dice conosci te stesso. Questo è, diciamo, l'emblema, è l'obiettivo della filosofia. Non che uno in questo modo arriva a Gesù risorto, sia chiaro, però un invito a rientrare in te stesso. Quell'insegnamento anche di Agostino, di Sant'Agostino, è fantastico. È in te stesso. Lui ha scoperto a un certo punto che quel Dio che cercava fuori era dentro. Quindi una presenza spirituale, capito? Una presenza non materiale. Una presenza che va appunto a coniugarsi con che cosa? Con i tuoi dinamismi energetici, con i tuoi dinamismi psichici, con i tuoi bisogni effettivi. Eh sì, questo non è per me un problema, anche se poi molte volte vedo che purtroppo i bisogni affettivi entrano in gioco talmente tanto che anche Gesù, Dio, la Madonna assumono la funzione di quel genitore che non mi ama a sufficienza, di quegli amici che non mi amano a sufficienza, di quel coniuge o quei figli che non mi amano a sufficienza. Pensate anche al rapporto con i figli, linea di massima. Anche ieri parlavo con alcune persone, anche i miei parenti, e dicevano: ma che bello questi giorni, pur con tutte le difficoltà, i guai, e insomma tutto quello che di male dobbiamo affrontare, però ci hanno ripermesso o ci hanno permesso in maniera nuova di gustarci la famiglia, i nostri figli. Questo da un lato mi piace, dall'altro mi fa pensare. Quindi vuol dire che la vita sociale, per come è organizzata, non permette di vivere i rapporti con i propri figli, non permette di gustarsi, non permette di sperimentare la bellezza di un'unione familiare, non permette di contemplare meglio chi sono le persone che sono la parte essenziale della tua famiglia. Perché? Perché probabilmente siamo proiettati sempre fuori. Perché ognuno, anche cominciare dai bambini, dai ragazzini, e devi andare qui, e devi andare là, devi andare a calcio, a basket, a danza, e poi ti porto lì, e poi ti porto là, e poi c'è il quello. Cioè, no? Siamo tutti organizzati, anche i bambini soprattutto sono spinti ad andare fuori e a non amare i genitori. L'ho detto varie volte, i bambini non amano i genitori. Ma perché? Perché sono succubi di questo clima. Ti amano nella misura in cui tu servi a loro. Gli dai da mangiare, vestiti, scarpe ultima moda, magari se ti è possibile, o tutte le comodità del caso, bisogna fare sport perché va fatto, ti preoccupi che i tuoi figli vadano bene a scuola. E vedete, sempre aspetti di tipo funzionalistico, usiamo questa parola un po' complicata, di ruolo. E quindi è evidente che il bambino poi ti rimanda indietro che cosa? Ti rimanda indietro l'aspetto funzionale e viene educato drammaticamente male. Perché? Perché il sentimento rischia di essere sempre succube della funzionalità. Ti amo in fondo, ma perché tu mi dai la PlayStation, perché tu mi dai il gelato, perché tu mi garantisci che io posso fare quello che voglio. Adesso sto, scusate, delineando molto velocemente, ed è evidente che si può assolutamente approfondire e anche obiettare, però mi pare che alcuni meccanismi siano ispirati proprio da questo funzionalismo eccessivo nel quale siamo tutti coinvolti. Ma questo vale anche per me, sacerdote, volgarmente chiamato prete o parroco, visto come ruolo. Quanta fatica invece nel vedere la persona. Io vedo che ancora proprio da tantissime persone che vengono in chiesa, magari poi un soggetto come me chiaramente crei scompigli notevoli, fanno moltissima fatica a vedere la persona, per fermarsi al ruolo. Ma chi ci piglia? E come? Quindi poi il ruolo è comodo, capite? Anche questa è una difesa collettiva, perché quando te vedi il ruolo, fai tutta una serie di considerazioni
ti aspetti che cosa? È come se io pago il biglietto e quindi pretendo che lo spettacolo sia bello. A volte l'impressione davvero di tante persone che vengono in chiesa anche per la messa è: mamma mia, ma io sono venuto qua, ho pagato il mio biglietto, speravo di vedere una bella partita o un bello spettacolo, invece ho trovato qualcosa che non mi ha soddisfatto. Questo è l'atteggiamento psicologico di tanti, che corrisponde sicuramente a un'esperienza purtroppo drammatica, atroce, sbagliata di fede. Ok? Ma ritorno un attimino al discorso del risorto e poi ripeto, adesso questo intervento non voleva essere troppo lungo perché poi anche questa sera alle 21:30, ma anche già prima della messa delle 18:30, approfondirò la cosa. E io dico, vorrei lasciarti quindi un po' questa domanda. Credo che attorno a Gesù risorto ci sia un problema enorme nel quale sei coinvolto, anche se non vuoi, fa parte di un tuo problema. È un problema di un mondo, di una società, non solo penso la nostra, penso che sia stata un'esperienza anche di tanti, tanti secoli o anni fa. Perché? Perché noi, probabilmente c'è qualcosa in noi uomini dove non riusciamo a fare il salto, non riusciamo a creare un collegamento reale con Gesù vivente, con Gesù risorto. Anche appunto, date un'occhiata agli auguri che vi sono arrivati o che sono stati fatti. Notate se è stato tematizzato Gesù, se c'è Gesù risorto. Cioè, buona Pasqua, buona Pasquetta, tanti auguri magari. Poi ci sono gli ovetti, chiaramente, i coniglietti e tutto quello che ci può essere di buono. Ma c'è Gesù risorto? Si parla anche, notate, di risurrezione. Anch'io varie volte ho messo auguri di risurrezione. Anche lì manca qualcosa. Perché Pasqua e risurrezione non esistono. Se non c'è Gesù il Nazareno, crocifisso, che è creduto, risorto. Creduto, vedete, la risurrezione di Gesù, Gesù risorto, non può essere incontrato e avvicinabile e scopribile se non in un atteggiamento di fede. Fede, allora, fede cristiana, anche qui ci sarebbe da aprire non dei cassetti, ma dei non so che cosa, un mare. Fede cristiana è qui. Qual è la radice più profonda della fede cristiana? Io credo che Gesù sia il mio Salvatore. Gesù di Nazareth, il Cristo, è il Messia, cioè il Redentore, è Dio. Ecco qui il salto, notate. Gesù Nazareth, uomo, dico che è Messia, sto già salendo, poi dico che è Dio, che è figlio di Dio, quindi è Dio. Purtroppo attenzione che Testimoni di Geova altre sette quant'altro, attenzione quindi anche a quello che gira a volte nel web, è che dicono figlio di Dio ma ritengono che sia quindi qualcosa di inferiore, una via di mezzo fra Dio e l'uomo sostanzialmente. No, figlio di Dio non è un termine che dice inferiorità. E non dimentichiamoci che Gesù stesso da uomo, quando parla in riferimento al Padre, è evidente che è uomo in quel momento e quindi c'è sicuramente una disparità, ma sono della stessa, hanno lo stesso sangue, se mi permettete. Guardate che cosa stupenda. Gesù ha lo stesso sangue nostro, Maria, no? Quantomeno, ma ha lo stesso sangue di Dio, lo Spirito Santo, no? E se accettiamo, anche se qui anche questa è un'altra cosa che la nostra mente tende a rifiutare, chiaramente, questa nascita, questo concepimento così strano, questo essere umano, Maria, ma che è stato lo Spirito Santo. Però vedete sempre che la Trinità è in azione, come d'altro canto lo si vede quando Gesù viene battezzato da Giovanni. E anche nella trasfigurazione è sempre la Trinità e qui c'è l'altra grande rimozione cristiana umana, la Trinità secondo me, per quanto il buon Sant'Agostino, sempre lui, ma anche il buon San Tommaso ce ne hanno parlato e anche tanti altri autori lungo la storia hanno Basilio, i padri Cappadoci stupendi, Basilio Magno, Gregorio Nazianzeno, non so adesso magari questi sono nomi meno conosciuti.
ma hanno cercato il mistero della Trinità in lungo e in largo, fino ad arrivare all'icona di Rublev, stupendo. Però, malgrado questo, anche la Trinità è tematizzata davvero poco, cioè è capita poco, anche se molte volte, specie anche nella liturgia, ci sono. Chiaramente c'è questa tensione, si capisce che Dio è Trinità, ma molte volte invece non si capisce se, come vi dicevo ieri, la parola Signore si rivolge a Gesù risorto, a Gesù Redentore, oppure si rivolge al Dio dell'Antico Testamento. Non c'è chiarezza quando si parla di Dio, e chi è questo Dio, se è il Padre o se è Padre, Figlio e Spirito Santo. Io delle volte sono costretto veramente a modificare le parole. Perché ci sono delle contraddizioni esplicite e quindi queste poi ce le portiamo dentro e ci incasinano tremendamente. Padre, Figlio e Spirito Santo, questo è Dio e sono tutti e tre sullo stesso livello, punto. Perché sono tre persone, ma come se fossero una. L'amore, l'esperienza dell'amore, che ha un livello di una bellezza inaudita che noi ce la sogniamo. L'esperienza dell'amore fa sì che non siano tre dei, sono tre persone distinte, ma come se fossero uno. E infatti la bellezza di questa unione viene fuori in tutti i Vangeli, fra l'altro. Gesù quando parla è stupendo. Gesù ha in sé tutto questo, anche se poi sicuramente anche nel Nuovo Testamento ancora la Trinità forse non era stata molto, molto capita. Giovanni forse ci fa dei passi in più, però guardate, è un mistero grandissimo. Anche qui state attenti, per favore, non crediate di aver capito la Trinità, non crediate di aver capito Dio. Questo lo dico anche agli amici e ai fratelli atei, agnostici, agli indifferenti, perché vale per tutti, ma tanto più a coloro che ritengono di essere credenti. Non crediamo di aver capito Dio, per favore. Anche qui scattano dei meccanismi di rimozione, di proiezione che sono tremendi, che ci fregano. Cioè, vuol dire che noi parliamo di cose che crediamo di possedere. Siccome abbiamo dei bisogni più forti, noi diamo per scontato che l'altro corrisponda a quello che io penso di lui. Questo poi succede anche nelle relazioni umane, no? È tremendo, guardate come quindi quello che avviene nelle relazioni umane avviene anche nella relazione col mistero di Dio. Quindi ritorniamo e vado verso la conclusione se ce la faccio. Come vedete sto andando così proprio all'aperto, quindi è probabile qualche inesattezza, abbiate pazienza e qualche parzialità. Però ecco, mi piace cercare di sollecitare la vostra curiosità. La vostra ricerca di. Io sento che molto da tempo, da quando sono nato proprio per. Non nato alla fede e alla missione sacerdotale, proprio per aiutarvi a portarvi fuori dalle proiezioni, dalle rimozioni. Notavo, cioè, dei corticircuiti che da tempi non sospetti, dal 1985 e prima, quindi. Guardate un po' che roba, eh? Ed è la cosa bella, appunto, è che vedo che man mano che si va avanti, effettivamente ci sono ancora tutte queste dinamiche che bloccano che cosa? Ecco il punto, perché tutto ciò? Che bloccano una esperienza stupenda, che è quella delle donne, per esempio, che incontrano Gesù risorto, come dice il Vangelo di oggi, gli abbracciano i piedi, notate. Però quindi sto anticipando l'omelia, no, non vale. Comunque, vabbè, i piedi sono stati i protagonisti in questi giorni. Il Giovedì Santo, la lavanda dei piedi, e ancora prima Maria che lava i piedi, che unge i piedi con l'olio a Gesù. I piedi, ve li avevo detto anche al rappresentante, come dire, segno dell'anima. Dell'anima, perché il piede ti serve, no? Per stare, dicevo, mi pare, il Giovedì Santo. Andate a recuperare magari l'omelia su YouTube, canale Parrocchie Gia Marina, Don Marco,
iscrivetevi e quindi scusate, un messaggio veramente uno scandalo. Siamo in un mondo dove la pubblicità entra in tutti i modi, non ce la possiamo fare. E dicevo, i piedi di fatto sono una parte stupenda, anche se la parte più disgraziata, più umile, più sporca, dove anche no, tutto quello che la persona scende ai piedi, e non a caso nei piedi ci sono poi tutti, no, c'è tutta la nostra persona nei piedi, ed è vero. E loro gli stringono i piedi, però quello che sentono che cos'è? È una gioia infinita, una pienezza infinita. Hanno rivisto quello che avevano visto morto. E, amici, qui c'è da scavare, qui c'è da cercare. Ok? Direi così, vi lascerei un po' a mezza via in questo modo, magari poi recuperate le domande se non le avete segnate e continuate a riempire. Prendetevi un bel foglio, grande, magari un bel A3 se ce l'avete, o un cartellone, e vi segnate le domande e le mettete lì. È proprio come fare un puzzle, ok? Quindi non vi arriva immediatamente la risposta finale, la risposta così miracolosa o magica. Ma intanto raccogliamo continuamente le domande, le mettiamo insieme e io sono convinto che in questi giorni prossimi, al di là che poi ognuno di noi sicuramente ha il suo momento, il suo viaggio, la sua storia, però possiamo fare dei passi in avanti stupendi e soprattutto, ancora una volta, possiamo permettere a Gesù risorto di entrare. Notate che le donne vanno al sepolcro, ma è Gesù che va verso di loro. Ok? Quindi è Gesù risorto. Ecco, qual è alla fine, e concludiamo, qual è alla fine il messaggio reale? Il messaggio è che se Gesù è risorto, è il mio redentore, vuol dire che è interessato a me, che mi riqualifica rispetto ai ruoli che gli altri mi hanno dato, che la società mi ha dato, mi riqualifica rispetto all'idea che mi sono fatto di me, costruita probabilmente nelle relazioni con tante persone, cominciando dai miei genitori, per come poveretti mi hanno visto, ma può darsi, dico poveretti fra virgolette, perché può darsi che loro abbiano una visuale di me molto limitata. E quindi non intercettino davvero ciò che io sono, ma questo vale anche per tante altre persone che ti incontrano quotidianamente, i tuoi colleghi, anche la gente in parrocchia con te o in altri luoghi dove vai. Riescono a vedere, a capire chi sei, si relazionano a te per quello che tu sei, per quello che tu senti di essere, o si relazionano a te per come gli è comodo, per come loro pensano di aver capito te. Qui è altro che la breccia di Porta Pia, qui è proprio è una breccia incredibile, apertissima. E quindi il risorto, il Redentore Gesù, dove sta rispetto a me, alla mia identità, alla mia storia di oggi? Capite che qua dobbiamo immetterci ognuno nel suo sentiero personale e però ci possiamo aiutare tanto, soprattutto, ripeto, a vincere, a rompere questi argini, a vincere questi blocchi di rimozione, più che vincere, forse a rendere coscienti, a rendere piena di luce questa ombra che ci portiamo dentro, ombra legata alla propria identità, alla propria persona, ombra legata quindi poi anche a ciò che tu puoi essere. Capisci? Perché se tu hai un'idea sbagliata di te, hai un'idea di te legata ai condizionamenti altrui, cosa farai nella tua vita? Sarai un deluso, un triste, sarai una persona che vive dietro gli altri cercando e elemosinando che cosa? Un po' di affetto e un po' di così, di considerazione quando poi nessuno è in realtà disposto a dartela. Il risorto viene a redimere le nostre profondità, viene a redimere le nostre presunzioni, le nostre acquisizioni indebite, viene soprattutto però a essere presente nei nostri giorni, nella tua giornata. To be continued, ore 18:30 e ore 21:30. Ciao!